Alexander, prendi l'anello della tua sposa e ripeti dopo di me. Katarina, accetta questo anello come pegno della nostra unione. Katarina, ti prego, accetta questo anello come pegno della nostra unione. Grazie. Accetta questo anello, Katarina, come pegno della nostra unione. Sì. Ora puoi baciare la sposa. E così alla fine Alexander e Katarina si sono sposati. Per la gioia del signor direttore e della tua cara Charlotte. Ah, dai, per piacere, non è la mia Charlotte. Però, se ci pensi, è curioso che l'anello sia caduto esattamente prima che lei dicesse sì. Come sarebbe curioso? Si può interpretare come un segno del destino. Del fatto che tra Katarina e Alexander sarebbe andata male. Credo tu abbia ragione. In effetti, Alexander ha sempre amato Laura. Oh? Proprio come io ho sempre amato te. Come sarebbe ho amato? Che ti ho amato e ti amo ancora, anche dopo 35 anni di matrimonio. Va bene, ti credo per stavolta. Sai benissimo che sei sempre stata l'unica per me. È vero, me l'hai già detto. Comunque, il matrimonio tra Katarina e Alexander è cominciato male. Fin dall'inizio hanno avuto problemi. Alexander, svegliati, amore. Alexander, così mi spaventi. Andiamo, rispondimi. Scusa, non riuscivo a trovare la forza, ma... Ora sono qui, accanto a te. Puoi sentirmi? Ti amo da morire. E ti amerò per sempre. Scusami. Mi devi scusare. Non te lo dirò più. Te lo prometto. Ora sei mio fratello. Ho pensato tante volte a quale sarebbe stato il momento migliore per dirti che sono tuo padre. Ora che posso parlarti liberamente, non dico altro che un mucchio di stupidaggini. Ma io sono tuo padre, tu... Sai molto bene quanto sia difficile esprimere i propri sentimenti. Sono stati momenti davvero terribili. Alexander che non reagiva su quel letto. Non lo dimenticherò mai. Quanto abbiamo sperato e pregato. Ho sentito un tuffo al cuore quando finalmente si è risvegliato dal coma. È stato un vero e proprio miracolo. Quanto avrei voluto dirgli che ero suo padre e che gli volevo bene. Ma in un momento simile non glielo potevi dire. E poi, in quel periodo, finalmente Laura aveva ritrovato l'amore dopo aver conosciuto il medico. Già, Gregor Bergmeister. L'aveva conosciuto proprio in ospedale mentre Alexander era ricoverato. Anche la compagna di Gregor era in coma. E poi lui ha cominciato a lavorare al Fürstenhof come addetto alla manutenzione, anche se era un medico. Com'era quell'antico detto azteco? Chi incontra prima di mezzogiorno una... Una bella donna avrà una sorpresa? Forse non sarà davvero una sorpresa.